Ciao, sono venuta qui a vedere il sorgere del sole sull'oceano, mi trovo a Lanzarote e stavo godendomi il sorgere del sole perché ogni sorgere del sole è un nuovo inizio, un nuovo giorno. Ciascuno di noi a volte dà per scontato che ci sia un nuovo giorno, che ci siano delle situazioni magari che si ripetono tutte uguali una all'altra, ma non si rende conto che ciascuno di noi ha il potere in mano di fare della propria giornata, del proprio tempo, della propria vita quello che in realtà desidera davvero. Il problema è che le persone non sanno cosa fare e molte persone mi confidano addirittura di fare fatica ad alzarsi dal letto alla mattina, perché in realtà non hanno una visione, non sanno che cosa vogliono fare della loro vita. In qualche modo si ritrovano prese in un circolo vizioso che le porta a fare tutta una serie di cose che per loro sono inutili perché non sono connesse ad una grande visione. Le persone in genere non hanno una grande visione e questo è uno dei problemi più grandi. Ciao, sono Patrizia Siete Educati e aiuto le persone proprio che si sentono di essere di più nella loro vita, ma si sentono incastrate in una vita che non gli appartiene, ad ascoltare la propria anima, a seguire la propria anima per vivere la vita piena di significato che desiderano in realtà. Ti stavo dicendo tutto questo proprio perché è un peccato. Adesso io qui ho visto, adesso non si vedrà tanto bene alle spalle perché ci sono un pochettino di nuvole, c'era un'atmosfera favolosa, c'era una luce che ti faceva sentire sveglio, vivo. Ed è bellissimo meditare su quello che puoi fare nella tua giornata, ma tutto questo può avvenire solo se hai una grande visione alle spalle, se sai che cosa fare della tua vita. E la maggior parte delle persone che mi scrivono mi dicono proprio che non sanno cosa fare della loro vita, e questo è accaduto anche ad alcuni dei miei allievi del percorso intensivo avanzato Vita Straordinaria o di altri percorsi intensivi che ho fatto. Molte persone non sanno cosa fare della loro vita. Io te lo dico un pochettino con il sorriso, perché in realtà non è una cosa così difficile da scoprire, non è una cosa così impossibile, ma fa una netta differenza nella tua vita. Perché il problema è che se non hai una visione e non sai cosa fare della tua vita, tu perdi le tue giornate. È come se passassero una dopo l'altra senza un significato. E questo è qualcosa di veramente terribile, anche perché nel momento in cui tu vivi una giornata dopo l'altra, una settimana dopo l'altra, un mese dopo l'altro, un anno dopo l'altro, passa la tua vita. E sei sempre tu a scegliere se continuare a sprecarla oppure se fare della tua vita qualcosa di straordinario, il tuo capolavoro, perché deve essere il tuo capolavoro. E non importa se fai un lavoro di un certo tipo, hai studiato qualcosa piuttosto che qualcos'altro, le cose possono sempre cambiare. Io ti posso dire ad esempio di alcuni dei miei allievi, scusa, sto cercando un po' dove poggiarmi perché qui è tutto pieno di rocce nere perché è un'isola vulcanica. E ti dicevo che alcuni dei miei allievi, quando sono arrivati da me, non sapevano assolutamente cosa fare della propria vita. Alcuni stavano sprecando la propria esistenza facendo un lavoro, una vita classica che non gli apparteneva. Lavoro che odiavano, figli, casa. Che tutto questo va bene, ok? Non vuol dire che avere una famiglia non vada bene, ma quello che è importante è che tu viva la vita come la decidi tu, non come qualcun altro ti ha insegnato a vivere. Non perché tu hai un titolo di studio sei obbligato a fare quello tutta la vita, anche se è un lavoro, come possiamo dire, di alto livello, anche se ti pagano bene per quel lavoro, ma per tutti i soldi che tu puoi ricevere facendo un certo tipo di lavoro, se quel lavoro non ti appartiene, se quella vita non ti appartiene, la stai gettando via. Chi se ne frega del giudizio degli altri? Chi se ne frega di che cosa pensa la gente? Chi se ne frega anche di quello che ti hanno insegnato, anche se sono stati i tuoi genitori, che l'hanno fatto sicuramente con le migliori intenzioni. Ma la vita è tua e solo tu, dentro di te, ascoltando la tua anima, puoi capire che cosa vuoi fare di questa vita. Altrimenti la stai gettando via. Ti ho parlato varie volte, se hai seguito i miei post, di Mael, che è uno degli esempi più eclatanti, che stava facendo una vita che non gli apparteneva. Stava facendo il commercialista, studio di proprietà, ma quella vita lì non gli apparteneva e ha messo tutto in discussione. Altre persone lo hanno fatto ed è favoloso, perché quando avviene questo, cosa succede? Succede che ti risvegli,
quando cominci ad ascoltare la tua anima, la tua vita prende significato. Tu al mattino hai voglia di svegliarti, hai voglia di alzarti, hai voglia di metterti all'opera per fare quello che ti aspetta, per fare un passo in quella direzione, cosa che se tu non hai uno scopo nella tua vita, cosa vivi a fare? Vivi per sopravvivere? Non lo so, perché comunque la vita di sopravvivenza è una vita molto limitata e limitante. E molte persone che stanno sopravvivendo non sono molto felici, te lo assicuro, e soprattutto fanno fatica ad alzarsi al mattino. Quindi, che cosa puoi fare tu oggi per rendere la tua vita più simile a quel sogno che urla dentro di te? Te la faccio più semplice. Cosa puoi fare oggi per onorare la tua giornata, per renderla tua questa giornata, per renderla sacra, per renderla magica? Scrivimelo nei commenti. Lo so che quello che vi dico, che vi chiedo, sembra una cosa difficile, perché dal resto del mondo vi arrivano messaggi diversi: studia, fai un certo tipo di lavoro, cerca di ottenere una posizione, comprati una casa. Ma chi l'ha detto che quella vita sia la tua? Lo so che se tu ti senti di essere qualcosa di più, se senti che stai sprecando la tua vita, fa male a rendertene conto. E a volte molte persone pensano: ma io come posso cambiare le cose? Non ce la faccio, non so neanche da dove iniziare. Io proprio per questo che ho creato il percorso Vita Straordinaria, per aiutare le persone come te che vogliono fare questo cambiamento, che sono pronte a fare questo cambiamento, anche se non sanno come fare, anche se hanno paura. È proprio per quello che io le posso aiutare a fare quello che io stessa ho fatto nella mia vita, quello che stanno facendo le persone che sto aiutando. E se tu senti di essere quel di più e vuoi esprimere quel di più, vuoi smettere di sprecare la tua vita, vuoi dare un significato alla tua vita, beh, ci sono alcune cose di cui hai bisogno assolutamente. La prima è cominciare ad amare te stesso per quello che sei e a fare le scelte che corrispondono a quello che sei tu, sentire che quella è la direzione giusta e continuare per quella strada. Inoltre hai bisogno di aprire la tua visione, perché molte persone hanno disimparato a sognare, non sono più capaci di sognare, una cosa incredibile. Tu hai bisogno di imparare a sognare, di aprire la tua visione, di imparare a vedere oltre, e questo è qualcosa che puoi rimparare con facilità. Inoltre, una cosa importantissima di cui hai bisogno è di cominciare a plasmare la realtà. E anche questa è una cosa fattibile, perché nel momento in cui tu avrai lasciato andare tutte le tue paure, credenze limitanti, condizionamenti, sarai in contatto con la tua anima e con le tue parti spirituali. Ed è una cosa molto pratica questo cambiamento, perché ti porta a trasformare la tua realtà facendo delle scelte, vivendo in connessione con te stesso, con l'universo, con il mondo che ti circonda, che è il nostro stato naturale, ma che hai disimparato per poter creare la realtà che ti assomiglia, per entrare nel flusso della vita. E questo è quello che hanno fatto molti dei miei allievi. Ad esempio Paola ha imparato a fare questo passaggio e lei adesso plasma la realtà, sta vivendo una vita completamente diversa rispetto a quello che viveva all'inizio. Prima era un architetto, faceva una parte di lavoro che non amava assolutamente, lavorava 7 giorni alla settimana ed era schiava del lavoro, proprio perché lei doveva mantenere tutta la sua famiglia. Adesso lei ha trasformato il suo lavoro, sta seguendo la sua anima, sta portando la sua missione del mondo, che è quella di portare armonia nelle persone attraverso le proprie case. È volata a Santo Domingo per creare un centro olistico e tra poco, a breve, volerà lì di nuovo per creare un ecovillaggio. Quindi queste cose sono possibili, io le sto facendo e le stanno facendo i miei allievi. Se anche tu vuoi dei risultati simili, se questi sono i risultati che interessano anche a te, scrivimi a info@divineconnection.one, troverai il link nei commenti, e iscriviti alle selezioni per il percorso Vita Straordinaria. Sarà nostro piacere, se passerai le selezioni, se farai parte delle persone con cui vogliamo lavorare, di aiutarti nel creare la vita dei tuoi sogni. Ti abbraccio e a presto. Ciao!